Benvenuti in una nuova puntata di Learn and Talk, la rubrica dove impariamo termini da gaming che derivano dall'inglese. Hello, yes, this is Learn Talk by Afian Game and Talk. Siamo arrivati alla lettera F, che ci sorprende con tantissime parole. Quindi vi ricordo solo di mettere like e iscriverti al canale se piace questa rubrica, se vi sta aiutando. E ciancio alle bande! Andiamo con la prima parola, che è F2P, che è un acronimo di Free to Play, che significa sostanzialmente che il gioco è gratuito, quindi è gratis da giocare, Free to Play. E appunto sono quei giochi che non richiedono alcun pagamento per essere giocati. Abbiamo Face Roll, che in italiano significa rotolare la faccia, e indica un personaggio o una modalità di gioco così facile che rotolando la faccia sulla tastiera si può vincere ugualmente. Quindi il face roll è appunto questo metodo per indicare un personaggio o una modalità che è talmente facile che si può vincere pure sbattendo i pugni sulla tastiera, ma in questo caso rotolandoci la faccia. Poi abbiamo farmare, che secondo me l'avete sentito in tantissimi. Farmare significa uccidere mostri ripetutamente per ricevere denaro o determinati oggetti. Ad esempio, se io so che il mostro Belzebù nella foresta incantata ha una possibilità di droppare, come abbiamo imparato nella scorsa lezione, un'arma potentissima, io andrò a farmare il mostro Belzebù in modo che io riesca ad acquisire quest'arma. Ci sono alcuni giochi in cui farmare non richiede necessariamente combattimento, ad esempio alcuni giochi che hanno le professioni, e io sono un taglialegna, io potrei farmare legna, quindi potrei tagliare legna per farmarla, o addirittura coltivare l'orto per farmare carote. Infatti farm significa proprio fattoria, proprio perché si lavora di continuo per poter raccogliere. Poi abbiamo Fast Travel. I Fast Travel sono dei meccanismi che vengono solitamente trovati in videogiochi di tipo MMORPG. I Fast Travel sono un metodo per percorrere grandissime distanze nell'arco di pochi secondi. Solitamente quando si usa il Fast Travel c'è un loading screen in mezzo, quindi il gioco deve caricare, questo perché è un po' impossibile fare la scena. A parte c'è qualche gioco che non ha loading screen, come Intera. Io ricordo che il Fast Travel, che era attraverso unicorni, quindi si saliva attraverso unicorni che cavalcavano nel cielo e quindi si poteva viaggiare velocemente tra grandi distanze, ad un certo punto questi unicorni entravano in un vortice temporale, quindi c'erano tutte delle luci che correvano, e poi si sbucava da un'altra parte, ecco. Quindi alcuni giochi non hanno il loading screen, quindi la schermata di caricamento, ma solitamente durante il fast travel, quindi il viaggio veloce, si hanno schermate di caricamento. Dopodiché abbiamo Fatality. Le Fatality sono mosse finali brutali che possiamo trovare nei videogiochi Mortal Kombat. Queste scene sono molto brutali e violente e possono includere anche immagini grafiche, video grafici, come una colonna vertebrale che si spezza, una testa che esplode, e queste sono appunto le Fatality, si trovano in Mortal Kombat. Poi abbiamo Feeding. Il feeding, che è italianizzato con fiddare, significa nutrire e indica quel comportamento che vede un giocatore morire ripetutamente per mano nemica. Nei videogiochi di tipo MOBA si acquisisce denaro ogni volta che si uccide qualcuno, quindi morire di continuo significa dar loro del denaro, quindi nutrirli. Poi col denaro loro si compreranno degli equipaggiamenti potenziati per diventare ancora più forti, quindi fiddare è una cosa che non si dovrebbe fare. Si dovrebbe giocare un po' più difensivo, ecco, se ci si ritrova a fiddare, quindi a morire ripetutamente. Poi abbiamo Fighting Game. Fighting Game è il nome del genere di videogiochi basati sul combattimento, di tipo di lotta, ecco. Quindi karate, box, quelli sono Fighting Game.
Poi abbiamo FL, che è l'acronimo di Friend List, nonostante Friend List si scriva tutto attaccato. La Friend List significa letteralmente la lista amici, quindi voi potrete trovare la Friend List nei videogiochi, perché è la vostra lista amici. Potrete comunque anche trovarlo in chat scritto come FL e appunto significa Friend List. Poi abbiamo il flank. Flank significa letteralmente fiancheggiare e indica tutti quei tipi di attacchi che approcciano il nemico dai lati. Quindi se un nemico è qui e la vostra squadra lo sta attaccando sia da destra che da sinistra, lo state flancando, quindi è italianizzato con flancare. Dopodiché abbiamo flex, che significa mettersi in mostra, vantarsi. Ad esempio un giocatore che vi mostra di continuo la sua arma leggendaria rarissima sta flexando la sua arma, quindi la sta mostrando, la sta mettendo in mostra. O ad esempio un amico che vi racconta di continuo dei propri punteggi fantastici che ha preso in gioco, sta flexando, quindi sta flexando i suoi punteggi sotto il tuo naso, quindi si sta vantando, quindi è italianizzato con flexare e in inglese è to flex o flexing. Poi abbiamo Flying Simulator, che è il nome di videogiochi che simula in tutto e per tutto il pilotaggio di aerei ed elicotteri. I comandi sono colmi di pulsanti e fanno esattamente cosa dovrebbero fare nella vita reale. Poi abbiamo focus, letteralmente è concentrazione, quindi il focus, possiamo dirlo anche, possiamo arrivarci, diciamo, in modo intuitivo, perché il punto focale comunque può essere una parola che si può collegare tanto con l'italiano, e significa letteralmente concentrazione. È l'atto di concentrare gli attacchi, le cure o le azioni su qualcuno o qualcosa. Ad esempio si potrebbe focussare un determinato personaggio che sta curando i nemici, perché così almeno i nemici durante il combattimento non rigenerano punti vita. Quindi si può dire focusa quello che cura, ecco, quindi focusare in italiano. Abbiamo Fog of War. La Fog of War significa letteralmente nebbia di guerra ed è solitamente quell'area della mappa o della minimappa che è coperta da una nebbia, solitamente grigia o bianca, che nasconde la posizione dei nemici o anche aree che non sono ancora state scoperte, quindi sbloccate. Abbiamo FPS, qua ne abbiamo due di parole, di significati, perché può dire due cose. La prima è FPS, è l'acronimo di First Person Shooter, che significa spara tutto in prima persona, che tutti voi conoscerete, CSGO, COD, ce ne sono un miliardo di videogiochi FPS. E poi abbiamo FPS col secondo significato, che è l'acronimo di Frame Per Second, quindi è la frequenza con cui i frame, quindi le immagini, appaiono sullo schermo in modo consecutivo, quindi da creare un video, diciamo. Più frame, ovvero più immagini riesci ad avere in un secondo, più armonioso e fluido ovviamente sarà il movimento in gioco. Avere FPS bassi come 30 FPS o meno farebbe apparire movimenti molto a scatti. Ecco, ad esempio, la mia videocamera sta riprendendo a 30 FPS, quindi fa cacare, però... Però, ecco, diciamo che volete essere sopra i 30 fps. Diciamo che i frame ottimali partono da 60 frame per second, quindi frame al secondo. E quindi vorreste partire da lì per avere comunque un'esperienza di gioco migliore. Poi abbiamo freezing, che significa letteralmente congelamento, e può essere riferito ad un'abilità che congela, come ad esempio lanciata da un mago del freddo, oppure può essere riferito a malfunzionamenti di PC o console che vedono la schermata bloccarsi. Ecco, in quel caso la schermata sta freezando, italianizzato, perché appunto si blocca come se fosse congelata. Poi abbiamo friendly fire. Friendly fire significa letteralmente fuoco amico, quindi dicendovi fuoco amico potreste aver già immaginato che cosa significa. E è quando il videogioco ci permette di colpire o essere colpiti dagli attacchi dei nostri alleati.
Questa è l'ultima parola con la lettera F. Spero che questo video non sia comunque diventato troppo lungo, perché le parole erano davvero tantissime. Spero che abbiate imparato qualcosa. Se non sono stata chiara, come al solito, chiedetemelo nei commenti, chiedetemi di spiegare qualcosa meglio, più approfonditamente nei commenti, io vi risponderò. Se c'è una parola che io ho dimenticato nella lettera F, per favore fatemelo sapere, che la includerò non appena posso nel prossimo video. Grazie mille, come al solito, per aver guardato, e ci vediamo alla prossima con la lettera G.